Allora, giusto due parole. Ci vogliono due parole. Allora, quello che state per vedere è una restituzione finale di un percorso molto, molto, molto lungo, iniziato 3 anni fa. Poi, purtroppo, sapete bene cosa è successo, eravate presenti anche voi, eravamo presenti tutti, e quindi questo cambio di marcia ha fatto cambiare un po' anche il nostro progetto. Eravamo partiti con una bellissima canzone di Lucio Dalla sul quale lavorare, che era L'anno che verrà, dove si raccontava questa giornata. Lucio Dalla scriveva a quest'amico immaginandosi un sacco di cose, e noi dovevamo lavorare proprio su questa giornata ipotetica, fatta di tanti momenti frenetici, pochi momenti per fermarsi, per riflettere. E nel mentre eravamo lì che progettavamo, qualcuno ci ha fermato per farci riflettere. E così è nato questo nuovo spettacolo. Quindi da una prima idea, questa prima idea ha avuto tante modifiche, e quindi vuoi o non vuoi, in questa giornata che verrà alla finestra, abbiamo vissuto quello che tutti noi vedrete. Abbiamo condiviso nel bene e nel male. Non è uno spettacolo canonico con gli attori che interpretano dei personaggi specifici o caratteriali. Siamo tutti noi, perché questo è un po' il target, è un po' l'imprinting di Aria di Sosta. Cioè, noi mettiamo in scena quello che siamo, quello che viviamo, quello che ci fa piacere raccontare. Soltanto quello che ci fa piacere raccontare è quello che vogliamo condividere. Questa è la filosofia di questo spazio, che io mi auguro continui ad esistere, continui ad allargarsi anche con la presenza di non solo il quote rosa, ma anche quote di tutti i colori. E niente, quindi io vi auguro buona visione. Vi chiederanno alla fine anche un vostro aiuto. Capirete perché. In fondo, quando siete entrati, c'è una scatola, avete visto una scatola gialla con un cartello, che non l'ha vista, io dico io, in fondo c'è una scatola gialla con un cartello, e a fianco ci sono delle penne. Qualcuno ha detto, ma non ci sono i fogli, ma i fogli ci saranno, ok? Ci saranno, e vi verrà chiesto a voi di scrivere a questo amico, d'accordo? Arriveranno questi fogli, non so come, ma in qualche modo arriveranno, e vi verrà chiesto di raccontare a questo amico quello che avete visto, cosa vi ha tirato fuori, e lo lasciate, e poi verrà bustato e spedito al destinatario. Basta, mi chiedo perché ho parlato anche troppo, e cioè la mia voce mi sta venendo a noia. Vi auguro buona visione, fategli un applauso di incoraggiamento. Eletta.
E così, in un attimo, nella frazione di un momento, un meccanismo perfettamente oleato si inceppa. Questa volta la variabile X ha fatto il suo ingresso in grande stile, ha coinvolto il mondo intero e non si è limitata soltanto all'egoistico microcosmo di ognuno. E allora, buongiorno, nuovo giorno, c'è una novità. Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa, relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive. Straordinaria perché poco fa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler parlare agli italiani con importanti aggiornamenti che chiaramente riguardano la situazione di gravissima e fortissima emergenza in corso. L'ho fatto in casa, l'ho fatto per voi, com'è che fate? Io faccio cuscino.
like a fine ricetta. Questo pane è facilissimo. Occorre solo della farina, del lievito. Beh, il lievito di questi tempi fosse facile, però ci proviamo lo stesso, quindi occorre pochissimo. Poi acqua, un pizzico di sale e il gioco è fatto. Potete andare avanti, che è una bellezza. E cosa mi scrivete? Vediamo cosa... Il primo messaggio... Cosa posso usare? Quanta farina? Ma io direi per un panetto normale di pane sui 300 grammi. E se non ho la farina zero, cosa posso usare? Ragazze, non vi preoccupate, andrà benissimo anche l'amido di mais. Va bene anche per chi non tollera il glutine, per esempio. E se non ho l'amido di mais, andrà benissimo anche la fecola di patate, perché no? Sempre 300 grammi circa. E se non ho neanche la farina di mais, beh, allora, cosa dire? Prendete la farina di teff. Chi non ha in casa oggi la farina di teff? Buongiorno ragazzi e ben trovati! Oggi si sente un ritorno di suono molto 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 fastidioso. Spegnete il microfono. Braccini, perché hai alzato la mano? Vuoi andare in bagno? Ma certo che puoi andare in bagno! Sei in casa tua, vai pure in bagno! Vai, ma non ti fermare in cucina a sbelluzzicare! Aria di sosta l'hai fatta ieri! Vai e torna! Che mi dite? Non vi riesce entrare nel metodo Google? Google, Google, come si dice Google? Eppure io ho studiato il tutorial, ho fatto il tutorial! Ci dovete entrare per forza nel metodo Google, Google o Google, Google o Google. Beati voi che siete figli dell'era del multimediale e quindi avete confidenza con queste parole. Oi, 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 e che cos'è questa patatina 04? Controllo, non è certo una credenziale della scuola. Controllo, vai, la rifiuto. Ragazzi, accendete la webcam e... Benvenuti a questa ora mia, questa ora di cultura con la Q maiuscola, perché la cultura è importante in questo momento in cui siamo tutti chiusi nelle nostre case a pensare, a immaginare. Apriamo gli orizzonti, cultura con la Q maiuscola. Vedo che siamo già, rispetto all'altra volta, siamo in due, un successone. Ok, andiamo avanti. Comunque dicevo, cosa si fa in questo momento? Si guarda quello che ci sta nelle proprie case, e nella mia casa, modestamente, ho una biblioteca infinita, cioè, ma aiutatemi a dire infinita, per esempio, no? Vedo un Tolstoi, un Flaubert, un Harmony, no, l'Harmony è della mia moglie, scusa. Allora, quindi ritorniamo a cultura con la Q maiuscola. E avevo deciso in questo momento di così cupo, di dargli uno spiraglio e di iniziare a leggere un Tolstoi. Tolstoi, in particolare Anna Karenina. Alice nel Paese delle Meraviglie. Iniziamo.
momento, fitness! Forza, sentitemi, perché oggi faremo un workout tonificante per mandare via tutta quella ciccia che si è accumulata sulle vostre braccia, sul vostro sedere, sulle vostre cosce e sulla vostra pancetta. Ecco, quindi voi dovete seguire me e dovete essere carichi come me. Dai, 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 dai. Iniziamo intanto stendendo il tappetino da palestra che ci servirà per fare gli esercizi di rassodamento dei glutei e degli addominali per farli diventare fatti, 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 fatti come dei sassi. Ma per prima cosa dobbiamo iniziare da una corsetta di riscaldamento. Dai, 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 dai. Allora, oggi prendiamo due bottiglie
Sono pronta per uscire. Ma non posso uscire. Quando ero piccola, su questa soglia mi fermavo più a lungo. Non volevo uscire, mi fermavo. Avevo paura di lasciare le cose certe per un mondo esterno fatto di ragni, serpenti, mostri terrificanti, pronti ad assalirmi oltre questa soglia. Oh mamma, che paura! Oggi quello che mi spaventa di più è l'imprevisto. Tutto ciò che non si può scrivere sull'agenda, che non si può vedere e soprattutto capire. Oggi quei mostri, quei ragni, quei serpenti sono dentro casa mia. Ovunque è un posto migliore di casa mia. Thank you.
Guardiamo un po' cosa ci propone la finestra interattiva oggi. Ah, guarda Ganzo, lo spolverino elettrico a soli 29,99 euro. E te ne danno due al prezzo di uno. Ecco, il prestito veloce. Quasi quasi, devo cambiare la macchina. Ma guarda quei poveri bambini in che condizioni vivono. Ma come si fa? Guarda un po' la solita pubblicità della crema contro le ragadi. All'ora di mangiare. Eccoci qua, bombardati dalle notizie del mondo. Siamo completamente immersi, ma riusciamo ad ascoltare quello che succede? Secondo me no. L'ascolto è sempre più rarefatto, sempre più inutile. Ognuno con la propria idea da far sentire e noi, come barche in balia delle correnti, lasciamo che le nostre emozioni vengano travolte. Social, televisioni, un mondo connesso in un caotico rincorrersi di parole. E noi restiamo qui, fermi, in attesa delle trasformazioni. Alle pendici del Monte Euforia, nella ridente cittadina della gente gioiosa, come ben sapete, cari, tutti gli abitanti sono soliti salutarsi con gioia ed euforia. L'arrivo di un giovane assai triste. Fastidio
riparte dopo 70 giorni in lockdown. Per l'occasione abbiamo voluto partire appena fuori dallo studio. Con le autocertificazioni di una vera e propria collezione in borsa e a casa, oggi l'astratto. Le trecce, gli occhi azzurri e poi quei calzette rosse, l'innocenza sulle gote tue, l'ancia ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Caro amico, ti scrivo così un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei cara come un'alba. Ho fermato quest'immagine. Thank you.
A tavola tutti insieme dopo tanto tempo, certo con la dovuta prudenza. È tanto che non stiamo insieme, che non parliamo, ma di cosa? E in un attimo i luoghi comuni e le frasi fatte diventano i protagonisti di vere e proprie conversazioni. I tuoi tutti bene? Sì, grazie, dai, non c'è male. La mamma mi preoccupa un po', ma del resto si sa. La mamma è sempre la mamma. E di mamma ce n'è una sola. Sono tutte belle le mamme del mondo. Sì. Già, la vita è fatta così. Oggi sai dove sei, domani non lo sai più. Ma guarda, secondo me la vita va presa con filosofia. È vero, ragazzi. Sacrosanto, no? Oggi come oggi non sai la vita cosa ti riserva. Ma io mi domando e dico, di questo passo dove andremo a finire? Non ci sono più le mezze stagioni. Trovami una mezza stagione e io te la pago oro. Si passa dal caldo, al freddo, non si sa più cosa mettere. Ma guarda, per me l'è tutta colpa del buco dello zoro. Ma di tutti quei missili che mandano per aria. E allora l'ombrello spaziale? Da quando hanno fatto l'ombrello spaziale non piove più? Ma guardate, si stava meglio quando si stava peggio. È proprio vero. Sì. Le città poi oggi sono diventate invivibili. C'è un traffico pazzesco a tutte le ore. Un parcheggio. È più. Trovami un parcheggio. È più. Trovami un parcheggio. È più il tempo che si passa in macchina che... senza un finale. Comunque, in città solo d'estate. Certo. Quanto è bella la città da questo. Perché non c'è nessuno e allora te la godi. Guarda, che secondo me poi andare in vacanza d'agosto è il mese peggiore. D'agosto tutto, ogni posto anche bellissimo diventa brutto. Aiutatemi a dirlo. Per la gente che c'è. Ma lo volete un consiglio? Sì. Ma volentieri. Giugno e settembre, per andare in vacanza i mesi migliori. Giugno e settembre. Ah, sì, sono proprio i migliori, ecco. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. E non hai visto più la mezza stagione? Si stava meglio quando si stava peggio. Thank you.
La distanza non permette la misura della nostra esistenza. Io esisto solo nel riflesso degli altri. E ci sono specchi che specchiano e riflessi che vivono. Specchio, specchio delle mie brame. Anch'io però faccio parte del reame. Che faccio? Gli specchi non servono a niente. Non hanno tazza, sono maleducati. Dovrebbero riflettere un po' prima di riflettere la mia immagine. Io non sono io così, almeno credo. Intanto sono meno piatto. Il naso lì, per esempio, non sporca, non risulta. È un tutt'uno con la faccia. Non sono mica confuso. Per potermi vedere bene ci vorrebbero 1, 2, 3, 4 specchi. Ecco così. 4 medici. Che faccio. Io ho sempre questo addominante verde con un po' di melone. Ciao, mio figlio. No, tutte le analisi. Mi hanno detto, sanno come un pesce. A prossima fine. Per ormai siamo come un ramato. E poi cosa si può vedere da una faccia che bisognerebbe riuscire a vedersi in azione. E allora tenti qualche espressione, qualche atteggiamento di uomini, di arti, di anni, di vita. E se poi magari uno ti vede da fuori e dice, ma cosa fa quel narcisone d'acqua? Come lo faccio? Prova le mosse. Come gli infortuni. Cerco di vedermi in movimento. Per te è facile sapere come sono io, perché mi vedi da fuori. Tu sai come sono io, ma non sai come sei tu. Ignorante. Maledizione. Ognuno di noi sa benissimo come sono gli altri, ma non sa come lui. Vedere come appare fisicamente. E questo è un disagio, perché tu puoi percepire la tua immagine soltanto negli occhi degli altri. Se per esempio una donna ti piace, ti rimanda di te un'immagine un po' schifosa, tu a poco poco ti convinci che fai schifo. E questo è un dolore. Se invece una donna ti piace, ti dice con gli occhi che tu sei un uomo meraviglioso, il migliore di tutti, tu perdi la testa e le giuri amore te. E questa è una tragedia. Ma a parte i fatti personali con il mondo c'è suoi, di mattina ti alzi, ti ritrovi davanti allo specchio e ti chiedi come sei. Ebbene, non lo saprai. Thank you.
rifletti il mio impegno a tutto il reame. Specchio, specchio del mio reame, rispecchia la mia leggerezza a tutto il reame. Specchio, specchio delle mie brame, rifletti la mia tenacia a tutto il reame. Specchio, specchio delle mie brame, rifletti, rifletti la mia disponibilità a tutto il reame. Specchio, specchio delle mie brame, rifletti la mia forza a tutto il reame. Specchio, specchio delle mie brame, rifletti il mio sorriso a tutto il reame. Specchio, specchio delle mie brame, rifletti il mio misticismo a tutto il reame. Specchio, specchio delle mie brame, rifletti l'amore che ho a tutto il reame. Quasi a cadere il fiato.
Ma lo abbiamo tutto vissuto, è vecchio. E anche sul lago. Adesso non c'è più niente che ci possa fermare. È una pandemia. Alleluia, che così sia. Quindi, caro amico, questo è quello che da tutta questa storia mi ha imparato. Il passato è ormai passato. Il futuro è qui davanti a noi che ci aspetta. Forza, diamoci da fare, che dentro là non c'è certezza. Atti, fatti e misfatti della vita. Il Covid, uno di questi. Ho avuto la fortuna di sentirlo con sufficiente pesantezza, forse per incoscienza o per carattere o perché altri pensieri lo sovrastavano. Ho sperato che questa esperienza potesse aiutare il genere umano a prendere coscienza per intraprendere un futuro migliore, ma ad oggi resto delusa. Comunque, andare, fate coraggio, con grande luce per accogliere e dare quel che di più bello è in noi, con grandi sorrisi finalmente visibili. Tristezza, solitudine, lontananza, fobie che assalgono soprattutto i giovani e non se ne vogliono andare. Il giorno che verrà porterà gioia, allegria, voglia di incontrarsi, di condividere e per i giovani di uscire dal proprio guscio e di sbocciare come rose. Ciao, sono qua e sto bene. Stiamo bene. Mi rendo conto sempre di più che la quotidianità ci assale. Il tempo passa. È una corsa contro il tempo. E meno male su certe situazioni. È bene che il tempo passi davvero veloce. Tutto è passato. Le grigioni, l'isolamento, i dubbi, le paure, il dolore. Non è stato facile, ma lo scorrere del tempo mi ha fatto vedere il sole, il cielo, la luce sotto un altro aspetto. Mi ha fatto risentire l'aria, brrr, che bello. Tutto è passato e allora solo cose belle. Felicità, tenacia, pazienza, risate. E allora sì che va bene farsi travolgere dalla quotidianità. Un caro saluto, un bacio, un abbraccio, a presto, ciao! Allora, innanzitutto grazie a voi
I fogli sono arrivati, come avete visto, in questo modo un po' per qualcuno di voi un po' crudele forse. Allora, questi fogli, questi bellissimi aeroplanini non dovranno morire qui, ma quello che vi chiediamo, che tutti noi vi chiediamo, è di lasciare anche voi un pensiero a questo caro amico, quello che volete, cioè non solo su questo spettacolo, ma in generale anche su quello che abbiamo vissuto, per fortuna o sfortuna, in realtà le due cose sono un po' così, perché c'è della fortuna anche nella sfortuna. Speriamo di aver lasciato dei messaggi, non abbiamo la pretesa, almeno noi, perché questo spettacolo è stato scritto, fatto, composto da tutte quante, non, cioè io ovviamente c'è una mente che dà una direzione, però il succo e tutto quello che c'è dentro è quello che loro hanno fatto nei laboratori, cioè quello che è venuto fuori, tutto quello che avete sentito, le battute, è tutto merito, è venuto da loro, con stimoli ovviamente, va bene. Perciò l'applauso l'ho fatto a loro, il ringraziamento l'ho fatto a loro, ma non abbiamo la pretesa di dare la spiegazione a tutte le scene che avete visto, veramente, che vuol dire. Quello lo fate voi, è un lavoro che deve fare il pubblico, perché il pubblico è parte del teatro, quindi non si può dichiarare tutto. Ognuno di voi porterà la sua spiegazione di quello che ha visto e andrà benissimo. Perciò grazie di essere venuti, grazie di aver partecipato, vi lasciamo i nostri aeroplanini almeno non li raccattiamo noi. Scusa Lady, ma si voleva anche Massi. Ma che è Sanremo? Mi è servita poco. Dobbiamo lavorare su questa cosa della meditazione e dell'ansia. Però brave. Cappellone grande e importante, al solito, viene, te lo racconto, nella figura di Massimo e Paola.